Questo sarebbe l'ultimo anno di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Ben ritrovati a tutti ragazzi, come state? Beh, spero tutto bene. Iniziamo così, anche se questa è una notizia di cui avrei voluto parlare ieri, ma ieri era un po' spartita e quindi era giusto e sacrosanto dare spazio a Juventus-Inter, che era ancora lì nell'aria, e secondo me ci saranno altri punti di riflessione e di discussione durante questa settimana, che poi venerdì ci porterà ad affrontare il Monza. Impegno da non sottovalutare. L'anno scorso abbiamo visto quanto il Monza possa essere una squadra ostica da affrontare e l'abbiamo pagato purtroppo sulla nostra pelle. Perché questa sembra essere una notizia? Ovviamente mi riferisco alla possibilità che Massimiliano Allegri non sia più l'allenatore della Juventus l'anno prossimo. Intanto per un discorso di corsi e ricorsi storici. Già l'altra volta, quando Massimiliano Allegri è stato sollevato dall'incarico, aveva ancora un anno a disposizione di contratto. E la Juventus non ha voluto proseguire insieme a lui, ha voluto portarsi avanti, risparmiare un anno dal punto di vista della programmazione sportiva, andare su un altro tipo di allenatore e pagare Allegri per rimanere fermo. Secondo me questa è una delle possibilità, delle opzioni disponibili, ma soprattutto c'è un altro discorso da fare, e cioè quello relativo alla dirigenza della Juventus. Perché ricorderete tutti, Massimiliano Allegri torna alla Juventus su volontà, su richiesta di Andrea Agnelli, che gli fa firmare un contratto di 4 anni e crea questo progetto alla Juventus di 4 anni con l'Allegri bis. Perché ora si sta parlando di Allegri che potrebbe lasciare la Juve? Non solo per un discorso legato al contratto, non solo per un discorso legato agli affetti che sono venuti a mancare durante queste vicissitudini della Juventus dentro e fuori dal campo, ma soprattutto perché Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, l'altra sera a Pressing ha annunciato che appunto sarà l'ultimo anno di Allegri. Attenzione, Zazzaroni non è la prima volta che dice questa cosa. L'aveva già detto anche un mese e mezzo fa, quasi due in realtà. Era un'altra Juve, c'era un'altra dimensione, non si era ancora giocato lo scontro diretto, non si era ancora costruito questo tipo di classifica, che non è definitiva e va appunto aggiornata, migliorata, modificata già col prossimo impegno col Monza. Però Zazzaroni due mesi fa aveva detto, perché, immaginatelo, non ve lo posso dire, ma ci si potrebbe arrivare. E invece l'altro giorno è andato dritto e ha spiegato i motivi per cui Allegri non sarà più l'allenatore della Juve l'anno prossimo. E cioè il fatto che dentro la società non ci siano più le stesse persone che l'hanno portato invece alla Juventus. Questo è stato uno dei grandi punti che ho toccato lo scorso anno, quando vi dicevo che per quanto mi riguardava era già l'ultimo anno di Allegri. Io mai mi sarei aspettato di vedere Allegri ancora in panchina per la Juventus, proprio ed esclusivamente per questo motivo qui. Perché se vieni tesserato, se vieni messo in panchina, ti vengono attribuiti dei poteri da parte di una certa persona, se quella persona viene a mancare non ci sono più quei rapporti interpersonali che fanno proseguire, andare avanti un rapporto di lavoro. Quindi io mi aspettavo proprio un'uscita di Massimiliano Allegri per via dell'assenza di Andrea Agnelli. Tra l'altro ricorderete, l'anno scorso, proprio in questo periodo, qualche mese più avanti, durante le notizie che avevano portato alle dimissioni del CDA della Juventus, lo stesso Massimiliano Allegri sembrava essere pronto a dimettersi, proprio per un discorso legato alla figura di Andrea Agnelli. Infatti sono rimasto molto sorpreso quando Scanavino è andato a confermare Massimiliano Allegri in panchina, e quando quest'anno siamo ripartiti effettivamente con Allegri in panchina. Per discorsi legati all'andamento sportivo della squadra, quindi i primi due anni di Allegri bis non proprio esaltanti dal punto di vista del rendimento, ma soprattutto quello che per me era la cosa più strana era proprio questa: mancavano i presupposti per andare avanti. Era difficile immaginarsi una Juve senza Agnelli ma con Allegri, e invece stiamo vivendo questa situazione. Perché ora tutto potrebbe essere messo in discussione e perché Zazzaroni deve essere considerato credibile da questo punto di vista? Voglio partire più dalla seconda. E cioè, Zazzaroni aveva anticipato anche il nome di Lukaku legato alla Juventus, cosa che poi non si è concretizzata, ma noi sappiamo bene che la Juve ha provato e riprovato e riprovato a inserire Vlahovic nella trattativa con il Chelsea per arrivare a Lukaku, massimizzare la cessione di Vlahovic e ottenere comunque un attaccante già pronto per la Serie A.
questa cosa non si è incastrata per volere del Chelsea, ma la Juve comunque effettivamente ci ha provato. E non è la prima volta che vediamo Massimiliano Allegri confidarsi con giornalisti che gli sono amici. Lo avevamo visto con Sconcerti l'anno scorso, lo abbiamo visto quest'estate con Caressa quando Anclub hanno creato quella puntata in cui sono state dette delle cose che poi non si sono concretizzate, come difficile che ora arrivi Giuntoli, ma anche altre che si sono concretizzate come ora prenderà in mano tutto Manna. Quindi probabilmente in quel momento lì quella era la situazione. E quello è stato palesemente uno spiffero da parte di Massimiliano Allegri per cercare di far capire a della stampa amica quella che era la situazione della Juve. Zazzaroni, insieme a Sandro Sabatini, è un altro degli amici di Massimiliano Allegri. Non possiamo dimenticare l'uscita di Zazzaroni proprio qualche settimana fa dicendo: io non sono juventino, io sono allegriano, se anche Allegri andrà a allenare il Pescara io tiferò per il Pescara. Quindi c'è sicuramente un rapporto di stima, c'è un rapporto interpersonale, c'è un rapporto di amicizia e ci sono anche delle confidenze. Quindi secondo me Zazzaroni va preso in seria considerazione quando si parla di queste cose qui. Quindi di spifferi, quindi di malumori, di malcontenti. E mi sembra quasi che questi giornalisti siano un po' il termometro di quelle che sono le emozioni, le sensazioni, le posizioni di Allegri, che ovviamente non potrebbe rivelare lui in prima persona, ma che comunque escono sui giornali a mezzo stampa e vanno a creare un pochettino quella che è la dimensione attuale della Juventus. E oggi Allegri non sarebbe soddisfatto. Perché? Perché nelle settimane precedenti Calvo avrebbe incontrato Antonio Conte. E perché comunque ci sarebbe l'idea nella Juventus di far tornare Antonio Conte in panchina. E perché ci sarebbe piena disponibilità da parte di Antonio Conte di tornare alla Juventus. Qualche settimana fa avevo fatto uscire un video in cui vi dicevo: se oggi devo pensare al prossimo allenatore della Juventus, l'unico nome che mi viene in mente è proprio quello di Antonio Conte. L'anno scorso vi avrei detto Tudor, e lo sapevate, l'ho detto per tanto tempo, ero convinto che Allegri sarebbe stato allontanato dalla Juve e che la Juventus sarebbe poi andata su Tudor per una ragione legata al bilancio, per una ragione legata al momento, per una ragione legata anche al fatto dell'assenza delle coppe. E secondo me qualcosa si è mosso quest'estate. Secondo me c'è stato quel momento in cui la Juventus stava davvero provando a fare questa mossa qui. Poi per determinate ragioni non si è andati ad affondare il colpo, ma Tudor si è liberato dalla Marsiglia e Tudor è ancora libero. Ed è stato avvicinato anche alla panchina del Napoli prima di ufficializzare il ritorno di Mazzarri. E qual è l'altro allenatore che è stato molto vicino al Napoli dal punto di vista degli accostamenti in tutte e due le pause nazionali precedenti? Antonio Conte. E perché Antonio Conte ha rifiutato? Ufficialmente perché non ha voglia di prendere una squadra in corsa. Ufficiosamente, e c'è poco da dire, perché lui ha ripetuto a più riprese che ha voglia di rimanere fermo dopo l'esperienza al Tottenham, ha voglia di rimanere vicino alla famiglia perché è stato un po' provato in queste annate che l'hanno consumata, l'hanno tenuto lontano dagli affetti, e perché non l'ha mai nascosto, la sua volontà, il suo sogno, il suo desiderio è quello di tornare poi effettivamente sulla panchina della Juventus un giorno. Conte qualche settimana fa ha detto: il mio più grande rimpianto d'allenatore è essere andato via dalla Juve, in quel modo lì. L'altro giorno ha detto: Juve, i matrimoni si fanno se si vuole in due, dando per scontato che la sua volontà ci sia. Quindi oggi è un po' il segreto di Pulcinella, quella cosa che sanno tutti. Antonio Conte avrebbe la volontà di tornare alla Juventus. La Juventus avrebbe volontà di riprendere Antonio Conte? Anche qui si parla di rapporti interpersonali. Ricorderete tutti la sfida tra Juventus e Inter allo Stadium con Conte e Agnelli e quel litigio a distanza. Insomma, c'erano dei rapporti un pochettino tesi. E come vi dicevo qualche mese fa, se qualche anno fa era impossibile pensare a un Conte che torna alla Juventus, dall'addio di Agnelli in poi è molto più probabile, ed è anche molto più probabile la partenza di Massimiliano Allegri. E quindi Allegri si sta ritrovando in questo momento in una situazione in cui è sì l'allenatore della Juventus, ma non ha più probabilmente da parte della società quella fiducia che invece aveva prima. E si sente un pochino messo in discussione da questo punto di vista. Zazzaroni dice anche: l'anno prossimo Allegri non allenerà più la Juventus, magari prenderà i soldi e andrà via, oppure se ne andrà e basta.
quindi o una situazione simile a quella dell'altro esonero in cui sta fermo un anno e comunque prende lo stipendio, oppure si mettono d'accordo, trovano un'intesa e poi Allegri prova già a trovare una nuova squadra. Questo non lo so, è ancora prematuro dirlo, stiamo facendo delle chiacchierate, però è anche assurdo secondo me ritrovarsi qui a parlare dentro un campionato in cui la Juventus è al secondo posto di queste cose qui, perché queste sono cose che non dovrebbero uscire, non si dovrebbero raccontare dentro un campionato in cui la Juventus è al secondo posto a meno due. Non è il momento adatto per fare queste cose qui, ed è anche uno dei motivi per cui sicuramente Allegri è indispettito da quello che sta succedendo, da quello che si sta muovendo, da quello che sta percependo e da quelle che sono le azioni della Juve, le volontà della Juve. Non tanto perché le facciano, secondo me, quanto più perché escano, perché queste cose per forza di cose poi vanno a destabilizzare l'ambiente. E mi ricorda molto la situazione nella quale Andrea Pirlo va a giocare il derby di Torino a Forte dei Marmi, Max Allegri e Andrea Agnelli vedono la partita insieme e iniziano a gettare le basi per il ritorno di Allegri alla Juventus. È la stessa identica situazione. La proprietà della Juventus si sta portando avanti sul nome dell'allenatore della prossima stagione. C'è la volontà di Conte? Sì. C'era la volontà di Allegri? Sì. Pirlo era sulla graticola? Sì. Allegri in questo momento è protetto dalla Juventus? Ci manca questa risposta. Ma a quanto pare la risposta è no. Ed è per quello che vi dico attenzione, che queste parole di Zazzaroni, buttate così in diretta televisiva e oggi riprese anche sul Corriere, per tanti possono sembrare semplicemente le opinioni di una persona che in più di un'occasione ha dichiarato la sua vicinanza ad Allegri più che all'oggettività, ma non vanno prese solo così, vanno prese anche come una sorta di termometro di quello che in questo momento è il pensiero di Massimiliano Allegri. E se Massimiliano Allegri vuol far pensare, vuol far capire che dato che queste cose sono uscite a lui non è piaciuto, a lui non è andato bene, non va in conferenza stampa giovedì pre-Monza, prende il microfono e dice mi dà fastidio che si parli di Conte alla Juventus, che la Juve possa aver incontrato Conte e gettato le basi. Lo fa in questo modo qui, perché Allegri ha negli anni stretto dei rapporti con dei giornalisti che hanno poi allargato gli orizzonti e sono andati ad allacciare questa volontà di parlare per mezzo suo, diciamo così, sì, dovrebbe essersi capita un po' la situazione. Quindi queste secondo me sono parole da prendere in seria considerazione, trovano una sorta di logica, perché la logica non è di oggi, ma è una logica già dell'anno scorso che ci aveva portato a pensare, a parlare, a discutere di questa possibilità dell'addio di Allegri dalla panchina della Juventus, proprio perché mancavano i presupposti umani per andare ancora avanti insieme, perché quell'uomo che l'aveva portato non c'era più, cioè Andrea Agnelli. E Andrea Agnelli è, se vogliamo, un po' l'ago della bilancia totale, tombale, perché Agnelli voleva Allegri, Agnelli non voleva Conte, Agnelli non c'è più, ora sembra che la dirigenza possa volere Conte e possa non volere Allegri, per discorsi legati al contratto, per discorsi legati alla gestione, insomma è un mix delle due cose. Fatto sta che in tutto questo non dobbiamo dimenticarci che la Juventus sta giocando un campionato, che si sta giocando un campionato. Ed è logico, è sacrosanto, è doveroso che la dirigenza inizi a pensare, a programmare le prossime stagioni. A pensare, a programmare le prossime stagioni e fare uscire queste cose qui, secondo me, sono due cose differenti. La Juve deve pensare a cosa fare l'anno prossimo e lo deve fare già adesso, ci mancherebbe altro, è logico, è giusto. Però far uscire queste cose e far capire che si sta parlando spesso e volentieri con una determinata persona che farebbe carte false per tornare alla Juve è un po', secondo me, insensato e anzi forse pure dannoso per quella che è la stagione attuale della Juventus stessa. Ultima considerazione: mi piacerebbe il ritorno di Antonio Conte alla Juventus? Sono profondamente innamorato di Antonio Conte, di quello che ci ha dato, perché per me Antonio Conte è stato qualcosa di importantissimo e lo sarà per sempre, nonostante quel passaggio all'Inter, lo sarà per sempre. Poi, se devo dirvi la verità, oggi è il primo nome nella lista degli allenatori che andrei a prendere? No,
ma non perché non ho fiducia in Antonio Conte, sono convintissimo che la Juve serva esattamente Antonio Conte in questo momento, uno che ti prende in mano la squadra e te la riesca a riaddrizzare in pochissimo tempo dal punto di vista proprio della mentalità, perché noi questo abbiamo perso ultimamente. Quindi sì, Antonio Conte è esattamente il tipo di allenatore che serve alla Juventus. Ma Antonio Conte non è più l'Antonio Conte di 10-11 anni fa. E quindi un allenatore che oggi pretende, è un allenatore che non è che prende in mano la squadra quello che c'è va bene come è stato una volta, no. Ha guadagnato uno status, ha vinto in giro, ha vinto da più parti, ha vinto anche con l'Inter e ha sempre richiesto, ha sempre domandato, ha sempre voluto, ha sempre speso. Questo è il momento in cui la Juventus può fare questa cosa, sì o no? Anche perché lo stesso Conte andrebbe a richiedere uno stipendio molto importante. Quindi per caratteristiche Conte è assolutamente l'allenatore giusto per questa Juve. Per tanti altri discorsi non lo so. È anche vero che la Juventus proprio l'altro giorno ha provato un bilancio in rosso, sì, ma in netta ripresa rispetto agli ultimi. Nel giro di un anno, due anni, questo rosso dovrebbe concludersi. C'è questa volontà di valorizzare tanti giocatori che sono cresciuti nel settore giovanile tramite la Next Gen, tramite il lavoro di Tognozzi, quindi si troverebbe comunque una buona base a disposizione con la quale lavorare, e quindi magari la volontà della Juve è questa, cedere un paio di giocatori, Dusan Vlahovic su tutti, che avrebbe l'ingaggio al rialzo ulteriormente l'anno prossimo, giocatore comunque monetizzabile al fronte magari di una buona stagione, non ottima, perché secondo me Vlahovic, lo sapete, non arriverà oltre i 13 gol in campionato. E questo lo dico da quest'estate, dalla conclusione del calciomercato. Ma non tanto perché non creda nel ragazzo, ma perché l'anno scorso ne ha fatti 10 e secondo me quest'anno non ci sarà un gran discostamento da quel numero lì. Poi fisico permettendo, perché l'anno scorso ha avuto degli infortuni. Quindi trovo logico che si parli di Conte, Juve e di addio di Allegri dal punto di vista proprio dell'analisi della situazione, sì, è logico perché si incastra tutto, non mi sorprenderebbe, anzi sono quasi convinto che andrà così, ma non da oggi. Vi lascio qui nelle schede il video in cui vi dicevo che Conte per me sarà il prossimo allenatore della Juventus. Ha senso farlo adesso? No, non ha senso parlarne adesso. Non ha assolutamente senso. Anche perché venerdì col Monza, l'8 di dicembre con il Napoli, poi dobbiamo arrivare alla fine, alla finissima di questo 2023 con la Roma, perché si gioca il 30 di dicembre, e ripartire già con la Salernitana subito dopo l'anno nuovo, con anche la Coppa Italia. Adesso iniziano le due competizioni. Adesso fino a marzo non c'è la pausa nazionale. Adesso c'è il momento clou del campionato, adesso si decide la classifica, adesso il calendario è tosto, secondo me c'erano altre priorità, altre precedenze, eppure siamo qui che parliamo di futuro e di possibile cambio allenatore a novembre.